buongiorno, benvenuti alla Digital Media Zone della Planet Week, un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica insieme a Connect for Climate di Banca Mondiale in occasione del G7 Clima, Energia e Ambiente che a brevissimo prenderà il via ufficialmente a Venaria Reale. Nell'ambito della Planet Week ci sono oltre 60 eventi che animano Torino e l'intera regione Piemonte e lo scopo della Digital Media Zone è proprio quello di portare questi contenuti e diciamo le riflessioni dei principali attori coinvolti nella Planet Week a un pubblico ampio. Sono molto lieta di essere in compagnia oggi di Errico Stravato, ingegnere Errico Stravato, amministratore delegato di Sogesid SPA. Sogesid è l'in-house providing per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma ingegnere mi diceva anche per tutto l'apparato del governo. Ci dice qualche parola sul lavoro di Sogesid e su quello che concretamente fate per facilitare e rendere possibile il lavoro di amministrazioni così complesse? Sì, allora grazie intanto di questa intervista, ma quindi Sogesid è la società in-house inizialmente per i ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture e da febbraio, come detto, è diventata in-house per tutte le amministrazioni centrali dello Stato, quindi ministeri e anche altre amministrazioni centrali. Questa è una scelta precisa del governo che è stato fatto per investire su questa azienda, questa società, che è una società di ingegneria che si occupa di tutti i temi ambientali a 360 gradi e che è anche soggetto attuatore, cioè non solo progetta ma appalta gli interventi, li segue con le direzioni dei lavori fino al collaudo. Quindi l'intervento lo progetta, lo realizza e lo mette a terra e quindi chiama in mano, come si dice. Quindi questa nostra peculiarità è importante ai fini di accelerare i processi di realizzazione di interventi. Questo è l'elemento fondamentale. Noi ci occupiamo di tutti i temi che vanno dal dissesto idrogeologico, dal problema della siccità idrica, dal tema idrico, dal recupero dei depuratori sotto infrazione comunitaria, alle bonifiche di scarica, dei SIN di interesse nazionale e regionale e anche all'adeguamento e all'efficientamento di tutti i sistemi portuali, anche per la loro bonifica, dragaggio e quindi efficientamento anche dal punto di vista energetico e successivamente anche per ottimizzare i processi di accessibilità ai sistemi portuali. Quindi il nostro intervento, oltretutto poi noi supportiamo tutti i commissari di governo, come anche nel caso dell'Emilia, per la ricostruzione della viabilità e di tutti i sistemi sotto frana, quindi il tema del dissesto idrogeologico, e i commissari per i vari SIN di interesse nazionale e anche per il commissario per la depurazione nazionale. Quindi con la sostenibilità al centro del vostro lavoro che spazia e ha degli obiettivi molto articolati e complessi. Ingegnere, le chiedo quali ritiene siano le principali sfide ma anche le principali opportunità soprattutto nell'ambito del vostro lavoro per mitigare il cambiamento climatico e per assicurare un futuro vivibile e sano anche per le nuove generazioni. Oggi il tema dei cambiamenti climatici è un tema che trasversalmente investe su tutta la nostra vita e quindi investe su un tema fondamentale che è il tema dell'acqua. Oggi noi abbiamo capito, forse anche la natura ce l'ha fatto capire, che l'acqua è un bene prezioso, è un bene che va tutelato, è un bene che va gestito. Quindi il tema della siccità idrica è un tema che oggi è prioritario e quindi occorrerà investire sulla pianificazione dei nuovi invasi, sulla gestione delle alluvioni,
La gestione dell'unione significa definire e costruire nuovi impianti di laminazione in maniera tale da contenere gli effetti dell'alluvione e questi poi cominciare a pensare come raccogliere l'acqua, come contenerla per poi riutilizzarla. Quindi il tema del riuso delle acque depurate, delle acque delle precipitazioni quando ci sono per contenerle e poterle utilizzare quando ci sono. Tutto questo è un programma che porta a una pianificazione complessa, articolata, che investe la trasformazione del territorio, che investe anche le nostre dighe, i nostri bacini che già esistono, che vanno efficientati e vanno gestiti per ottimizzare oggi e garantire una risorsa che per noi è prioritaria e va gestita, separando le acque, come si dette, blu, le acque buone, e cercando di usare per usi agricoli, industriali, le acque da riuso, quindi recuperate. E questa è una strategia importante, un obiettivo da raggiungere. Ha toccato due punti importantissimi che dimostrano anche come i cambiamenti climatici e le tematiche che poi noi viviamo nella vita di tutti i giorni siano legate, quindi la siccità e la scarsità d'acqua, ma anche le inondazioni, le alluvioni e quelli che si chiamano extreme weather event, eventi meteorologici estremi, che sono legati strettamente ovviamente al cambiamento climatico. So che qui a Torino, proprio in occasione della Planet Week, avete anche avuto un ruolo. Ci racconta che cosa, come avete aderito alla Planet Week e che cosa avete promosso qui a Torino? Noi abbiamo partecipato con enorme piacere anche a questo evento presso il Politecnico qui di Torino, con un incontro con i giovani. Noi abbiamo ho detto io, in realtà non siamo noi le star in questo momento, ma siete voi gli attori principali. Cioè, il messaggio è: noi puntiamo sui giovani ed è importante comunicare ai giovani, ai nostri studenti dal liceo, cioè non solo dalle scuole superiori, ma ovviamente poi una volta che sono transitati presso l'università, comunicare esattamente la consapevolezza dei temi ambientali e anche delle opportunità che ci sono su questo settore. Sono opportunità enormi. Abbiamo detto che noi in questo campo l'innovazione tecnologica ha dei campi sconfinati, hanno degli oceani sterminati che hanno mete da raggiungere e non c'è mai un limite su queste. Quindi le opportunità sono enormi, perché si va dalla digitalizzazione alle nuove tecnologie che saranno sempre in sviluppo, e le opportunità per i nostri giovani sono importanti, quindi gli attori principali sono loro e loro sono il nostro futuro. Va implementata l'informazione a livello anche delle scuole superiori. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità a fare questo, abbiamo fatto un video che abbiamo trasmesso e che adesso manderemo anche al Ministero dell'Istruzione da poter divulgare presso gli istituti superiori. È un video accattivante, ma che c'entra tutti i temi. Perché noi dobbiamo far scattare la scintilla dell'interesse, perché i nostri giovani hanno bisogno di informazioni concrete, chiare, e che per loro diventa una grande opportunità. Per questo noi stiamo facendo tante convenzioni con l'università, proprio per accorciare la filiera dei rapporti tra la comunità scientifica, l'attività istituzionale, l'attività imprenditoriale, e mettere e accorciare questa filiera e dare l'opportunità ai nostri giovani di avere lavoro qui in Italia. Che è un tema importantissimo, legato anche ai green jobs, di cui si parla sempre, a volte senza cogliere l'importanza e appunto i collegamenti tra la formazione, l'educazione e la consapevolezza. E appunto l'accesso al mondo del lavoro e le nuove opportunità, ovviamente, che lei segnalava legate alle nuove tecnologie, al digitale. La ringrazio, ingegnere, è stato un piacere averla qui con noi. Anche per me, grazie a voi. Grazie e a presto.